Di Matteo Persale l'artista 82 anni aveva salutato i concerti nel 2019, ma il 13 maggio è apparso sul palco di Filmore durante un evento beneficenza. Non solo ha appena pubblicato un libro di disegni, al contrario sapevo che saresti stato molto severo con me, ha detto Joan Baez sul palco Filmore di San Francisco sabato 13 maggio, in presenza della standing ovation del pubblico sorpreso dalla sua apparizione in acoustic 4 core. Baez non era sui poster concerto di beneficenza, e poco prima dell'esplosione della pandemia, nel 2019, aveva annunciato il suo ritiro dalle esibizioni dal vivo. Poi qui è nella sua prima esibizione pubblica in 4 anni, icona folk con famosa zazzera ora molto bianca e la solita chitarra acustica, giacca con bottoni d'oro, il sorriso dei bei tempi e quella voce. Un instancabile. Sul palco del Filmore, con il cuore come sempre a sinistra, cantò la dilaniana Seven Curses, forse la canzone più disperata dell'intero lavoro del premio Nobel, e il più grave contro gli uomini di potere e l'inno di Tewis che hanno marciato negli anni 60 per i diritti civili. Mi gira, ispirato da un'antica spirituale. Hai appena pubblicato un libro di disegni, Sono carino quando volo. Un album disegni capovolti, che ritraggono mondo curioso all'incompleto. Scrivo ancora al contrario a volte come ho fatto da ragazza, lui dice nell'introduzione, come forma terapia quando ho bisogno arrivare alla radice un blocco, o per calmare la sensazione imminente panico. Sento che mia mente si resetta, scrivendo al contrario, consente informazioni altrimenti non disponibili per emergere. Successivamente, ho iniziato a disegnare con la mano sinistra anziché con destra. E quindi più interessante. Il concerto a sorpresa, il libro. E un'opportunità, per coloro che non lo sanno, scoprirlo al cinema nell'imminente film biografico su Bob Dylan diretto da James Mangold con Timothée Chalamet, a completo sconosciuto, che sarà anche avere il suo Joan Baez. Sono il primo clapperboard a New York, anche per questo motivo ha scritto il New Yorker, The Week's Race, nel titolo in un lungo profilo dedicato a lei, che Joan Baez continua a fare cose belle.